Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Forse continuando a ripeterlo, sapete che quando si continua a ripetere una cosa diventa prima una mezza verità e poi diventa una verità. Di cosa stiamo parlando? Del possibile, ancora ipotetico, rinvio per la seconda volta delle elezioni regionali, che comincerebbero a far prefigurare una democrazia che comincia a mancare. Va bene spostarle una volta le elezioni, ma perseverare è diabolico, no? E quindi spunta l'ipotesi di un rinvio delle elezioni regionali, dove nella migliore delle ipotesi, c'è una sconfitta tipo stile mondiali, tipo finale dei mondiali, della sinistra per 4 a 2. No? Come se ai rigori il centrodestra vince 4 a 2. Erano 0 a 0, sono finiti i rigori 4 a 2. Quindi nella migliore delle ipotesi per il centrodestra c'è una sconfitta di 4 a 2. 4 regioni al centrodestra e 2 al centrosinistra. Adesso queste 6 regioni sono 4 governate dal centro-sinistra e 2 dal centro-destra. Ci sarebbe un capovolgimento dei fronti. Per poi non parlare, ci sono altre previsioni che danno la possibilità di una perdita del centro-sinistra di un 5-1, addirittura di un tennistico 6-0. Ma molti avevano cominciato a riflettere dicendo: beh, il prolungamento dello stato di emergenza da parte di Conte e poi la risalita dei contagi, certo non è colpa non è colpa di Conte, non raccontiamoci le frottole, però prolungamento stato di emergenza, i contagi risalgono, il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, dice, beh, forse così, se non chiudete le discoteche non si apriranno neanche le scuole. E adesso arriva l'ipotesi considerata dal CTS del posticipare le elezioni regionali assieme alla mancata riapertura della scuola. L'Italia è circondata dai contagi, quasi 4.000 in Francia nelle ultime 24 ore, anche in Spagna si parla di 3.800 contagi in 24 ore, 1.600 in Germania e noi siamo arrivati ad oltre 600. Ma è facile che questi numeri diventino più grandi, eh? Molto facile, molto, molto veloce, abbiamo già visto quello che è successo qualche mese fa. Quindi contagi in risalita, siamo in stato di emergenza prolungato, la chiusura delle discoteche, la minaccia della chiusura delle scuole. Qualcuno aveva già parlato dell'ipotesi di far slittare queste elezioni regionali, di cui, attenzione, si era cominciato a parlarne su internet. Salvini dice: ho qualche sospetto, eh? Non è che qualche scherzetto. Giorgia Meloni aveva detto: non ci pensate proprio a fare una cosa del genere. Io ne avevo parlato già una settimana fa. Se cercate un mio video, c'è un video dal titolo più o meno, adesso non ricordo, ma che si stia pensando di chiudere le scuole e magari sia tutto un progetto per arrivare anche a spostare le elezioni regionali? Perché le elezioni regionali, attenzione, anche se dovessero portare una sconfitta pesante o terribile al centro-sinistra, Conte lo ha ripetuto, ma l'ha detto anche Salvini, non saranno una verifica di governo, o perlomeno sono ovviamente una verifica di governo, perché lì si vedono le percentuali reali. Basta sondaggi commissionati dal partito politico X, sondaggi commissionati dal partito politico Y che vedono, non so, avete visto, non so, i sondaggi commissionati dalla sinistra vedono la Lega al 23 e il PD al 22, distanza un punto. I sondaggi commissionati dal centrodestra vedono la Lega al 28 e il PD al 19, con una differenza di 9 punti percentuali. Voi mi capite che statisticamente è impossibile, visto che gli istituti demoscopici dichiarano che loro hanno un margine di errore
di circa più o meno il 2,5%. Qui, tra di diversi istituti demoscopici, abbiamo una distanza not enorme, non il 2,5% più o meno. Qui si parla di 5, 6, 7, 8%, 9% in più o in meno. Quindi il sondaggio non è più credibile, o perlomeno non è mai stato credibile. Non credete ai sondaggi. Ma ce ne sono anche poi di palesemente faziosi, in maniera veramente incredibile. Ci sono sondaggi dove danno il PD in salita, Calenda e Renzi che hanno fatto la scissione in discesa, danno la Lega in discesa, Fratelli d'Italia prima la davano in salita per far vedere che Fratelli d'Italia saliva e la Lega scendeva, come per dire il nuovo che avanza e il vecchio che arretra. Quindi poi Forza Italia un po' che guadagna ogni volta in modo da far capire che tutto il centrodestra guadagna tranne Salvini. Quindi ci sono dei sondaggi che sono smaccatamente iperfaziosi. Quindi io adesso i sondaggi in questo momento, al 20 di agosto, non ci sono istituti demoscopici che li stanno facendo. Ogni giorno vado a verificare tra le mie fonti, ma non ci sono sondaggi, quindi non ci sono intenzioni di voto né sulle politiche nazionali né anche sulle regionali. Quindi questa ipotetico spostamento delle elezioni comincia a diventare sempre più concreto proprio perché il CTS, gli scienziati, paventano questa possibilità. È un'ipotesi degli scienziati, chiusura delle scuole e rinvio delle elezioni. Naturalmente nel prossimo video successivo a questo vediamo la reazione del centrodestra, le reazioni di Meloni, Salvini a questa ipotesi che prima era solo un commento in internet, chi si schiera a favore, chi si schiera contro, ma diventa sempre più concreto. Vi stavo dicendo che sia Conte che Salvini dicono comunque sia, non succederà niente al governo perché Conte dice non è una verifica di governo, sono elezioni amministrative, il governo è un'altra cosa. E Salvini dice, ma figuriamoci, se questi vanno a casa, non esiste, questi sono aggrappati alla sedia con i denti, con le unghie, non se ne andranno mai, 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 qualsiasi cosa succeda. L'unico modo per andarsene via è che in qualche votazione, mettendo la fiducia, non raggiungono la maggioranza, il governo è per legge caduto, ma che Conte vada a dare di sua autonomia e di sua iniziativa le dimissioni a Mattarella, toglietevelo dalla testa, l'ha capito anche Salvini, Meloni, questi non andranno mai a casa di propria iniziativa, se non obbligati per legge. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.